ha salvato la vita a centinaia di ebrei nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, li ha nascosti, li ha aiutati, li ha sfamati. Oggi Umberto Adamoli, podestà di Teramo dal 1939 sino all'avvenuta liberazione, è giusto tra le nazioni. E proprio a Teramo si è tenuta la cerimonia in occasione del giorno della memoria per l'attribuzione del titolo di giusto tra le nazioni, che resterà scolpito nella storia. Paola Fargiona ha eseguito un'attenta ricerca sulla figura di Umberto Adamoli e sul ruolo che ha ricoperto in quegli anni. Nella sua funzione di podestà ha scelto la strada giusta. Soprattutto dopo l'8 settembre 1943, Umberto Adamoli, che era tra l'altro tenente colonnello della Guardia di Finanza in congedo, ha agito salvando la vita a decine di ebrei triestini. Io l'ho definito lo Schindler d'Abruzzo ancora un paio d'anni fa, e ha contribuito ad aiutare, sostentandoli, decine, anzi centinaia di ebrei internati. Oggi è un giusto di Israele, un giusto tra le nazioni, è una figura che verrà commemorata per l'eternità, quindi non solo entra nella storia del mondo e nel riconoscimento dell'ebraismo del mondo, ma viene anche il suo nome scolpito sulle pietre di Gerusalemme in modo eterno. Durante la cerimonia consegnate le medaglie d'onore ai familiari degli internati, di chi ha subito l'orrore della guerra ed è stato ucciso dai nazisti. Su Adamoli la ricerca è stata fondamentale, tanti i documenti ritrovati che hanno attestato la sua azione mettendo a rischio la sua stessa vita. Il lavoro di ricerca principalmente dei discendenti è stato assolutamente determinante, perché in questo caso, come in tutti gli altri casi, la figura degli ebrei salvati rappresenta la chiave per accedere al memoriale.